Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Wulong. In questo video andremo a recuperare tutte le bandiere del livello. Osservate il falcione della giustizia. Bene, qui siamo a inizio livello. Quindi partiamo e andiamo da questa parte. Andiamo di qua. E arriviamo qui. Qui possiamo issare la prima bandiera, la seconda in realtà. Poi continua, stai zitto. Quanto chiacchiera questo. Saliamo sulle scale. Andiamo da questa parte e qui possiamo issare la bandiera piccola. Poi andiamo da questa parte e continuiamo. Da qui continuiamo. Andiamo di qua. Saliamo qui su. Andiamo qui. Dobbiamo andare da questa parte. Ok, sì. Poi qui, se venite di qua e girate a sinistra, potete aprire questo shortcut qui. E levati, sempre in mezzo stai. Poi scendete le scale, salite queste. Di qua. Oh, incastra nel nulla. Meraviglioso. Di qua, qui tirate giù quel fascio di legni, perché è un altro shortcut per venire qui, senza fare tutto il giro. Quella porta voi ce l'avrete chiusa, quindi fate questo giro qui. Andate di qua, vi infilate qui nel buco, vi buttate giù e qui prendete un'altra bandiera, potete issarla. E poi ovviamente potete aprire le due porte. Poi scendiamo di qua. Possiamo scendere anche di qua. Uguale, voi dovrete fare fuori un po' di nemici qui. Ci sarà anche il piccione gigante. Io mi sono scordata qualcuno. Quindi ora li picchio. Ok, ho ucciso tutti. Quindi continuate da questa parte. Di qua. Poi girate a sinistra. Qua. E qui possiamo issare la bandiera e tirare giù la scala. Anche questo è uno shortcut. Dopodiché torniamo indietro, quindi risalite le scale. Andiamo da questa parte. Di qua. Giovani, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate like. Arriviamo qui. E siamo la bandiera. Non la vuole issare. E siamo la bandiera, ho detto. Ok, subito dopo aver superato la boss fight, trovate il video sul canale, per cui se avete bisogno dategli un'occhiata. Ci sarà questa bandiera da issare. Quindi l'andiamo a issare. Ci andiamo a refullare le nostre cure. E poi ovviamente andiamo avanti. Andiamo da questa parte. Poi apriamo la porta. Qui ci sarà uno scrigno, apritelo. E poi andiamo di qua. Qui non affrontatelo faccia a faccia se fate fatica. Basterà andare da questa parte. Fare questo giro, state attenti ovviamente ai nemici. E da qui eliminate i due nemici, che se ne trova uno qui e lì c'è uno stregone. E poi da qui potete saltare qui dietro e fargli un attacco in stealth da dietro comunque. Dopodiché
Issate la bandiera. Così almeno avete un vantaggio. Dopodiché andiamo avanti. Poi andiamo avanti, apriamo la porta. Nel caso potete fare anche il giro da sopra. Arriverete comunque qui. Andiamo qui a sinistra. Andiamo di qua. E qui possiamo issare la bandiera. Poi torniamo indietro. Andiamo di qua, apriamo la porta. E qui ci sarà da battere, diciamo, un boss. Potete fare così. E il primo colpo glielo date in stealth. Così vi avvantaggiate un pochetto. Anche meno, anche meno. Guardalo come si ingriffa. Qui l'abbiamo già battuto. Se vi ricordate chi è? L'ho preso? Non l'ho preso. E qua. Fatto male. Ai. Perfetto. Una volta abbattuto, saltiamo qui sopra e andiamo di qua. Ok, facciamo questo giro qui. Da qui, se volete, potete uccidere il riccio gigante. Ma io avevo barriato. Ma che fa? Non lo colpisce? Via via via. Mamma mia. E poi scendete qui. E qui issate la bandiera. Poi aprite questa porta e proseguite di qua. Poi arrivati qui scendiamo. Facciamo tutto il giro. Passiamo di qua e andiamo a issare l'ultima bandiera. Dopodiché dovremo affrontare il boss. Quindi giovani, anche per questa video guida è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, condividere e lasciare like. Grazie mille per averci seguito e alla prossima!